Nel 2020 ci siamo chiesti se fare e come l'intervento nelle scuole e abbiamo ritenuto fondamentale, proprio in un periodo caratterizzato dalla pandemia e da restrizioni, fortemente penalizzanti in particolare per le bambine e i bambini, continuare ad esserci. Per questo motivo, in collaborazione con Industria Scenica, realtà culturale presente in modo attivo sul nostro territorio, abbiamo trasformato le lezioni e gli interventi in prodotti virtuali, innovativi e divertenti. Ecco un piccolo assaggio del viaggio verso l'educazione stradale. Chi è più forte del vigile urbano? Ferma un tram con una mano. Con un dito, calmo e sereno, ferma anche un autotreno. 100 motori scalpitanti li tiene a cuccia alzando i guanti. Sempre in croce in mezzo al baccano, chi è più paziente del vigile urbano? Guarda, c'è un vigile! Chiediamo a lui le indicazioni per andare a casa della mamma. Attenzione, semaforo rosso. Quale semaforo? Questo semaforo! Vedi, quando è rosso bisogna fermarsi. Perché? Beh, perché sta attraversando la strada qualcun altro. Oh, la strada non è mica solo tua, eh? I semafori sono agli incroci. Cosa sono gli incroci? Gli incroci è quando si incontrano due strade. Perché? Oh, perché? Perché si devono raccontare una storia. Quale storia? Oh. Allora, adesso te la racconto. I cartelli sono divisi in famiglie. Potete riconoscere subito cosa ci stanno dicendo dalla loro forma e dal colore. Ci sono i cartelli triangolari con il vertice in su. Sono rossi e ci indicano che un pericolo è vicino. Quando lo vedete, bisogna stare attenti e rallentare. Spesso all'interno del cartello potete trovare il disegno del pericolo, come una curva improvvisa, un incrocio pericoloso, un dosso, l'attraversamento dei pedoni e molti altri. Allora iniziamo proprio dal segnale più conosciuto, le strisce pedonali. Queste strisce ci dicono che qui i pedoni hanno la precedenza e tutti gli altri devono fermarsi per farli passare. Attenzione però! Anche i pedoni devono attraversare con molta cautela, guardare a sinistra e poi a destra. E se non ci sono macchine oppure si sono fermate, allora possiamo attraversare sicuri. È molto importante circolare sulla parte destra della carreggiata, il più vicino possibile al marciapiede. I marciapiedi sono per i pedoni, mentre la bicicletta è un veicolo, quindi non ci può salire. Non dobbiamo fare cose pericolose, come circolare a zigzag, farsi trainare da altri veicoli o staccare le mani dal manubrio. Ecco, a proposito di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto una droga, sappiate che siete un pericolo. Non solo per voi stessi, ma soprattutto potreste provocare un incidente a persone innocenti. Anche in questo caso la cronaca è ricca di notizie drammatiche, di vite spezzate per colpa di chi, ubriaco o non lucido alla guida, ha causato incidenti terribili. Magari senza nemmeno rendersene conto, visto l'alto tasso alcolico che aveva in corpo. Ma basta, ma basta, ma basta! E che me li vuoi spaventare, dai! Uno beve un po' e che male c'è, dai! Ma volete mettere quanto è figo essere sbronzi più del tuo amico, eh? Vuoi mettere? E poi l'alcol rende ancora più disinibiti. Oh, e mi raccomando, giù tutto in un sorso, eh? Voi dovete vivere, sballarvi e farmi divertire a me.